Ciao a tutti amici dei Mapague, oh, siamo Ciao amici! riuniti, io sono Arekoki e dall'altra parte c'è Simo, Ciao amici! però per motivi logicamente tecnici facciamo che si vedrà solo la mia bellissima faccia. Ma non so se sia una cosa positiva, però amici! Però è così ragazzi, oggi ci ritroviamo proprio su Genshin Impactara, anzi Genshin Impact, giusto? Bravo! Perché noi continuiamo a sbagliare, lo chiameremo Genshin, ma in verità si pronuncia Genshin. Quanto abbiamo capito, poi boh. Quindi se dovessimo sbagliare sapete perché? Perché è difficile pronunciarlo, cioè è più facile Genshin. Però è sbagliato. Allora, siamo qui amici, adesso dobbiamo fare i pullozzi. Quindi Allora, io ho un dubbio grosso che è relativo appunto ai mission le desideri, perché guardiamo dopo. ci sono quattro banner in Diamo totale. un'occhiatina. Ci sono. Esatto, il primo al 20, meno 20%. 20 ho sentito che è molto strong, forse la più forte, no? 20 e dovrebbe essere la più strong, sì. Poi ci sono le armi. E poi ritroviamo il band, il banner di Jane Skyward Blade, bla bla bla, Tra l'altro 20 Duke. in cui sto vedendo che è abbastanza facile riuscire a trovarla perché è boostata nel suo banner, quindi sembra buono. Tra l'altro nel suo banner è l'unico personaggio 5 stelle, mi sembra di capire, droppabile. Mentre se vai sull'altro banner, sull'ultimo banner, dovrebbero essere tutti e due, sia Jin che di Luke. Look. Dailak, non so come si chiama. Comunque quel tipo lì che dovrebbe essere più forte DPS attuale, Sì, giusto? esatto, dovrebbe essere Ok. utilizzato sia per le armi. Come fai tu a avere 3901 gemme? Io ce n'ho 400, non è che non ho claimato qualcosa. Secondo me non hai Non ho claimato nulla. claimato un c***o, scusate. E soprattutto non ho capito il doppione a che cosa servono. Questo ragazzi perché non abbiamo seguito guide, non abbiamo visto cose. No. Questa è la prima pullata seria che ci facciamo e dovremo farci le ossa sul gioco con le nostre conoscenze. Esattamente ragazzi, quindi qua adesso ci dobbiamo mettere a pullare. Io avrei pullato su 20, sinceramente. Ma sai che cosa? A dire la verità, il banner iniziale, quello Dal meno di Quish, 20%. che dà il meno 20%, ha una probabilità dello 0,6 di trovare un personaggio 5 stelle. Quindi non è male No, non 5, come 4 stelle. 5 stelle, anche 5 stelle, perché questo qui è un personaggio che ti dà garantito dopo tot pool, mi sembra di capire. Ah, quindi sei Invece l'altro, sicura? esatto, sì. Poi vabbè, ci sono, dicevo, i pool per le armi e i pool invece per le vocazioni normali. Però sinceramente io proverei a fare un pool nel beginners, poi vediamo come funziona e vediamo dove spendere la nostra currency Ok, attuale. oh, mi stavo dimenticando la luce, amici. Come? È così importante con la luce? Vabbè, comunque, Yes. proprio per quel motivo io punterei piuttosto sul beginner, ha uno 0,6 di probabilità di trovare una 5 stelle, che è praticamente quella, la percentuale normale, mi sembra di capire, su ogni banner sta a 0,6. Voglio vedere questo giusto per curiosità, ma mi sembra che anche qui stia a 0,6, infatti. Invece gli equipaggiamenti stanno a 0,7, quindi è già un po' più altino. Io a Esattamente. questo punto punterei sul primo banner, perché tanto per trovarlo su 20 ci vogliono gli altri tipi Questi sono proprio di i trove. desideri del novizio. Vai, usale. Ma sei sicuro? Sì. Per 10? Io Sì. non so se posso fidarmi di questo. Intanto qua c'è Simo, eh. Io vado, eh. Allora, devo ammettere che l'animazione è molto spettacolare. Cool Ok. Steel, Cool Extra, Steel. Masterless Stardust. Questo serve sempre per i pull, mi sembra di capire. Un bel pull del cacchio. Debate Club.
Questi sono tutti elementi, mi sembra di capire, abbastanza... Tre stelle, ok. Comunque, da butta anche le armi, ok? Tre. Queste armi e no? Personaggi tre. Insieme. Fa un'animazione un po' più complessa, se qualcosa... Rider Sword, penso di sì. Sharpshooters Who. Oh, ok. Noelle, che è quella lì... Assicurata, praticamente. Assicurata, che bella... Ah, questo è il librettino, molto bene, per la nostra tipa lì, la Lisa. Bringer of Dawn, ma ce ne sono un botto di armi. Ok, va bene. Allora, come pool fa un po' schifo. Sì, ti è andata un pochino di cacca. Però ho preso le Masterless Stardust. Credo che servano sempre per... Boh. Come ti dicevo, prego, l'acquisto di pool. Adesso toccherebbe a lei. Tocca a me? Sì. Dai. Aspetta, ripeti perché si vedono le mie mutande. Ok. Andiamo a vedere i pool su Beginner's Wish del mio account. Vediamo. Quello di Areco che è andato male. Questo, vabbè, sarà uguale, identico. Perché mi sembra di capire che il colore delle stelle cadenti sia il corrispondente del... della merda che andrei a trovare. Però tu hai trovato una picca. Ho trovato una picca, sì. Però tanto non, per adesso non ci sono personaggi che le possono portare, quindi. Emerald Orb. Ah, questo deve essere un artefatto. Un artefatto, so. Noel. Blood Taint Great Sword. Vabbè, un po' di roba, amici, però non siamo so se ci sia qualcosa di eccezionale qua dentro. Non penso, sono tutte tre stelle, quindi... No, neanche io. Bon, vabbè. E mo? Io direi, passiamo direttamente allora ai pool delle gemme, quelle un po' particolari. Queste qui, arcobaleno, andiamo a vedere. Io pullerei su 20, se sei d'accordo, a questo punto. Piuttosto che pullare nelle armi che per adesso non conosco, non so... Però mi sembra di capire che i rate siano abbastanza difficili. Ok. Stella dorata. Ok, magari è dentro. Stella dorata. No, credo che sia assicurato un 5 stelle perché il colore dorato è legato ai 5 stelle. Però non lo so. Quindi andiamo a vedere. Ok. Vabbè, le armi. Ragazzi, che culo. Nice. Fantastico, trovata subito al primo colpo. Questo banner lo possiamo prendere e dimenticare. Basta. Cioè, non serve più. Non serve più. Amici. Ah, là. Allala. Però penso che fosse l'unica. Ah no, invece 4. Favonius Warbow. Bello. Buona. Tra l'altro Masterless Star Glitter. Ma queste penso che servono per i potenziamenti. No, servono sempre per i pull, mi sembra di capire queste cose qui. Vabbè. Adesso andiamo a vedere, però se andiamo nell'area shop. Dopo lo guardiamo. Se andiamo nell'area shop. Paimon's Bergen c'è Star Glitter Exchange. Vedete? In pratica, vabbè, lo Star Glitter serve per scambiarlo direttamente con delle cose di qualità. Invece lo Stardust pure, e ci sono degli sconti. In questo caso ce ne sono 5 questo mese, al prezzo di 75, altrimenti sono a 125. In pratica ogni multipool ne tiri fuori praticamente uno. Tiri fuori un pool singolo. Anche questa è una cosa abbastanza carina. Bisogna vedere se gli altri elementi che ci sono qui dentro, e penso che ci siano armi comprese oltre che oggetti, bisogna vedere se queste cose qui sono molto importanti e che quindi sia preferibile comprare queste. Però non penso. No, penso che si debba comprare. Penso che si debba comprare questo, che io non avrebbe senso altrimenti. Ok, d'accordo. Ma direi di passare al mio pool adesso. Assolutamente sì. Rieccoci, amici. Allora, andiamo. Ti hai fatto il per 10, vero? Quindi eccoci.
Azzo, io però non ce l'ho dorato, Niente dorato? eh. No, Aia, no, aia. no, 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 no. Mi sa che non è andata così bene, amici. Ho trovato un Raven Bow, però. Il Trolling Tales of Dragon Slayer. Trolling Tales già No, rende non molto era l'idea. trolling, però non lo dico io. Ok, la scheda del Sordara. Ho trovato Xiangling. Xiangling. Questa non so non so che grado sia. Comunque ci informeremo su tutto perché È di vorremmo fuego. fare anche una tier list sui personaggi. Disastro. Disastro. Vabbè, pazienza, comunque. E basta. Direi, aspettiamo per i prossimi banner a questo punto. Aspettiamo per i prossimi banner e vediamo bene bene che cosa dobbiamo fare. Almeno io sono sicuro perché tanto, cioè, 20 me la sono assicurata e 20 è comunque Sì, uno dei per il personaggi momento migliori al è momento, il se non il personaggio. migliore, quindi Sì. per ora mi Quindi fermo molto un molto attimo. buono, molto molto buono. Anche se sono molto tentato di pullare per D-Loc. E questo qua è molto fico, è il miglior DPS per il momento, sì. Quindi, Not boh, bad, not vedremo. bad. Vedremo, vedremo. Comunque Comunque si questo è uno vedrà. dei banner, mi sembra di capire che sia un banner molto buono. Terminiamo qui il video. Ragazzi, mi raccomando, mandateci l'amicizia, avete tutti e due i nostri UID, quindi inviateci il codice, noi accetteremo naturalmente tutti quanti. Penso che se non ci faremo delle live, comunque faremo altri video. Quindi vi Sì. lasciamo anche il canale Discord qui sotto in descrizione, abbiamo già creato il canale Discord apposito, cioè Esattamente. per la chat e per il vocale, e oltretutto abbiamo anche già creato la nostra pagina Telegram ufficiale di Genshin Assolutamente, che Impact vi lasceremo poi in in descrizione. Quindi descrizione. anche lì avrete possibilità di chiacchierare con noi e di Divertirti. divertirci, esatto, avere a che fare con una community sana e gestita, Sana, penso, sana non lo abbastanza so, bene. sana non lo so, però comunque Ma gestita anche sul abbastanza bene. gestito non è che Non lo sono so, molto vabbè, lei è una coinvolto. community, È voi una community. Se iscrivetevi, volete cioè. Beh, partecipare ad una community, mi dispiace, si però chiama questa. Pau, insomma, è figa, cioè, basta Beh, quello. certo. E allora, ciao amici. Ciao amici!